La musica in canavese è di nuovo protagonista. In questo caso torniamo qualche settimana in distanza a parlare di protagonisti del nostro territorio, di giovani che hanno voglia di emergere, che amano la musica e che stanno facendo il giusto percorso per diciamo così, riuscire ad avere sempre più spazio non solo nella nostra zona, ma anche al di fuori dei confini canavesani e arrivare in Italia e non solo a farsi conoscere. La protagonista di questa sera è giovanissima, ha solo 15 anni, è olandese, anzi è di Campore, precisiamolo, ma si sta facendo conoscere grazie alla sua voce, alla sua propensione per la musica, l'amore per la musica, e con lei vogliamo cercare di capire un pochettino che cosa c'è dietro questa sua storia, questa sua carriera che è iniziata da poco, ma che le sta già dando diverse soddisfazioni. Al suo fianco ci sarà anche il suo manager che ci racconterà appunto quello che sono le esperienze che stanno vivendo insieme. Ve le presentiamo, buonasera, Aurora Campastrini. Buonasera. Agostino Poggio, buonasera. Ciao Davide, buonasera a tutti. Ciao. Allora ragazzi, raccontiamo un po' di musica, parliamo di musica. Musica che tra l'altro è stata protagonista e voi siete stati protagonisti di recente anche su un palcoscenico importante che è quello di Sanremo. Diciamo così, a fianco del palcoscenico di Sanremo, uno dei tanti eventi collaterali che riguardano la festa di Sanremo, che ancora una volta ha fatto un grande successo. E allora con voi vogliamo scoprire un pochettino sia di voi, ma anche naturalmente di questa esperienza. Allora, iniziamo da te. Raccontami dove nasce l'amore per la musica, quando inizia questa voglia di cantare. Allora, la mia voglia di cantare è iniziata a 3 anni, che cantavo sul divano con un pennarello. Quindi quasi giocando. Sì, dei cartoni animati, no? Okay. Però poi, veramente, la verità è che l'ho vissuta più a scuola, okay. Alle elementari, alla crocetta, sì. Con niente. A 7 anni ho scoperto di avere questa passione e ho provato a cantare una sigla dei cartoni animati di quelle di 3 anni, perché non... Okay. E ho provato a cantare, mi si è aperto a... cioè non pensavo di avere una voce così bella, okay. E infatti tutti quelli delle elementari mi guardavano come dire ma chi è questa cantante? Da dove viene questa voce? È da lì è nata la passione, appunto. Sì, è iniziato proprio tutto lì. Beh, è un bel inizio, perché comunque dai, sei giovanissima, ma ho iniziato veramente in tenera età. E quindi diciamo che già se a 3 anni iniziate a cantare, a 6, 7 hai iniziato a scoprire questa voce, adesso veramente stai sviluppando questa tua passione, ma anche questa tua dote, che è una cosa da poco. Chiediamo appunto ad Agostino. Agostino, parlaci anche di questa dote che ha Aurora. Che cosa... hai visto anche in lei il fatto che appunto la stai seguendo e la stai accompagnando nella sua carriera passo passo? Allora, ho conosciuto Aurora lo scorso luglio a Giaveno, non distante da qua, comunque certo. In provincia di Torino, a un concorso che organizziamo io e una vocal coach di Giaveno che si chiama Conci Giacomo Antonio, e ci ha colpito molto Aurora perché comunque aveva appena compiuto 13 anni e abbiamo denotato una maturità sia artistica, sia a livello di palco, a livello di presenza scenica. Che per una tredicenne, bravissimo, è tanta roba, perché lei comunque, nonostante abbia appunto, compie 14 anni a luglio, ha già un background importante, perché certo. Comunque è seguita molto bene dai genitori, perciò ha già fatto tanti spettacoli, tanti show, e a Sanremo appunto abbiamo partecipato a Sanremo New Talent, che è un talent comunque collaterale al Festival di Sanremo, ma in giuria c'era Walter Sacripanti, che è il batterista di Neck. Cavolo. Perciò nomi Vince Tempera, cioè comunque dei nomi che sappiamo tutti chi è. Mamma mia, un nome veramente di altissimo livello. Assolutamente. Poi ha fatto appunto sempre a Sanremo al Mameli, che è un pub storico del centro sanremese, ha partecipato alle selezioni del Cantagiro. In più ha fatto varie interviste con un'amica mia di Torino che si chiama Alessandra Sassa, una speaker abbastanza conosciuta, ha fatto interviste che sono passate in varie radio web, sia piemontesi che milanesi,
Poi ha fatto Stare in Radio, un blog che, dell'amico Salvatore Battaglia, che appunto è andato sui social, perciò è già, diciamo che è avviata. Diciamo che alla fine dei conti è avviata. Per essere così giovane di cose mi stai facendo tanto. Eh sì! Senti, ma appunto, tu hai iniziato, come dicevi prima, con i cartoni animati, però quali sono le artiste o gli artisti che ti ispirano, che, diciamo, a cui ti ispiri, le canzoni che, diciamo così, ti regalano emozioni, che ti spingono a migliorare, a continuare questa tua percorso che stai vivendo adesso? Quali sono gli artisti, se ce ne sono? Sì, allora, ce ne sono tantissime, però la maggior parte sono americane e inglesi, okay. Perché io ho iniziato subito a studiare inglese, poi bravo. Appunto, a me mi colpisce molto bene Adele, perché io penso che noi due siamo uguali, cioè io non so, sento che abbiamo un po' il viso un po' così. Diciamo che ritrovi qualcosa che, diciamo così, un po' familiare. Ok, perfetto. Ecco. Okay. Poi mi piace anche molto come voce Demi Lovato. Vabbè, cavolo, assolutamente. Ha una voce che spacca, secondo me. Capace di passare dal pop al rock in un attimo, effettivamente. Lovato è un artista a 360 gradi. Beh, diciamo che è un personaggio da pop. Ma c'è anche qualche italiana? Sì, c'è Giorgia, c'è Elisa. Poi c'è Marco Mengoni, i Santi Francesi anche. Ah, che sono canavesani, beh. Sì, anche. Poi poi altri non mi ricordo. No, Francesca Michelin. Anche è bravissima anche lei. Dire che alla fine dei conti ti stai prendendo ispirazioni da artiste veramente di altissimo livello. Quindi diciamo che alzi la sticella da poco, dire che sotto questo punto di vista già il fatto di ispirarti a loro per arrivare a quei livelli lì, complimenti, ripeto, soprattutto per la giovanità. Agostino, appunto, ispirazioni di alto livello, certo. Tu che appunto hai esperienza e vedi da questo percorso di crescita di Aurora, effettivamente queste influenze la stanno portando a crescere, a fare bene sotto questo punto di vista? Sì, assolutamente sì, ma non sono tanto le influenze, sono il suo talento e la sua voglia di emergere, perché comunque è vero che fare l'artista ad alto livello è una cosa molto difficile, perché se no lo farebbero tutti, perché comunque, però come ho già detto in altre interviste, in altri contesti, il pubblico medio vede il risultato, vede magari il concerto, vede, non so, una folla che acclama un artista, vede la TV, però non sa quello che c'è dietro. Certo. Perciò viaggi, sbattoni, fatica, sudore, sacrifici, ecco, notti insonni. Dolore, notti insonni, perfetto. Perciò lei, ribadisco, nonostante abbia ancora 13 anni, è già pronta mentalmente. Questa è una cosa, è un fan prodigio, ecco, per usare un termine. Ci fa piacere che Canalese alla fine dei conti produca artisti di questo livello e che ci permetta anche di guardare al futuro, grazie anche a lei, in maniera positiva e non sempre solo per questioni poco simpatico, piacevole. Questa è una cosa molto bella. Torno a te per chiederti l'emozione, perché giustamente Agostino ci ha parlato di questa tua esperienza, intanto eri già stata anche l'anno scorso, sì, in quel di Sanremo. Ecco, che emozione hai provato? Essere lì, essere sul palco, esibirti, fare le selezioni, le interviste, che cosa hai provato? Magia, voglia di fare le cose, è stato bellissimo e spero di andare anche il prossimo anno e poi magari, non so, di arrivare proprio a Sanremo, proprio, proprio ai canali, proprio quelli. Certo, noi ti auguriamo che questo credo che sia normale per un artista che calchi quei palchi e voglia cercare di crescere, appunto, forse un obiettivo che è quello di arrivare sul palco, questa è la canzone italiana, è una delle massime espressioni della musica. Assolutamente. Sì, assolutamente. Nostra è questo. Poi vediamo, noi sicuramente ti seguiremo, siamo sicuri. Grazie. Ti vedremo sicuramente là. Grazie. Allora, siamo appunto, quanto è importante il fatto che lei ha partecipato anche, c'è detto prima, a una sezione come quella di Cantagiro. Cantagiro era una manifestazione, un festival storico negli anni passati, adesso aveva un po' perso un po' il suo filo, sta
di nuovo ottenendo. Quindi quanto è importante che Aurora abbia fatto questa esperienza? No, è importante perché, come ho detto prima, lei, nonostante appunto la sua giovanissima età, sta acquisendo un background che poi le farà comodo, perché il problema, secondo me, odierno, che c'è questa sottocultura del tutto subito. Invece no, perché per arrivare a, anche perché se per qualche motivo, che può essere fortuna, qualche alchimia strana o qualche appunto colpo appunto della buona sorte, uno dovesse assurgere a un palco importante come il Festival di Sanremo, certo, o Amici di X Factor, ma non è preparato, finisce. Infatti ogni anno vediamo che tanti fanno il Festival di Sanremo e dopo 3 mesi non si sa manco più che fine hanno fatto. E purtroppo, e secondo me, per un giovane è una tragedia, artisticamente è una tragedia, perché passare dal Festival della canzone italiana al pub sotto casa, voglio dire, non è un essere il contrario. Bravissimo. Infatti noi stiamo facendo, io dico, lo dico in generale per chi ci ascolta, lo dico per chi vuole provare ad entrare in questo mondo dorato, bisogna fare questo percorso, bisogna avere pazienza. È ovvio che non si può aspettare, infatti dalla sua c'è anche l'età, perché se fra 5 anni, adesso lei ha quasi 14 anni, se fra 5 anni va al Festival di Sanremo, è ovvio che per l'ascoltatore di Roma che non la conosce dice, questa ragazza ha 19 anni, giovane, però per noi appunto del territorio sappiamo tutti che lei ha il percorso, l'hai cominciato magari a 11-12 anni, perciò sono stati 6-7 anni di percorso, 7-8 anni di percorso. Già detta vera e propria. Bravo. Assolutamente. Allora io ti chiedo anche una cosa, perché sei giovanissima, quindi come anche riesci a conciliare lo studio, la vita di tutti i giorni con la musica? Perché comunque alla fine cercare di migliorare ti porta sicuramente a spendere momenti, ore nel preparare canzoni, nel provare, nel migliorare. Come riesci a conciliare questa cosa? Anche perché diciamo che è il giovane che si avvicina, che si può fare tutto, vero? Beh sì, diciamo, però la maggior parte sono proprio i miei genitori che mi aiutano e io li amo. E anche magari quando moriranno io canterò delle canzoni per loro, perché io voglio molto bene. Sono molto affettuosa. Auguriamo una lunga vita, una lunghissima vita, però è molto tenero quello che dici, perché il fatto che comunque il fatto di sapere che dietro hai una famiglia che ti sta supportando in tutto, secondo me è fondamentale questo. Sì. È veramente, veramente importante, assolutamente. È una cosa tenera e questa fa a tuo onore. Agostino, siamo quasi arrivati alla fine della chiacchierata, quindi con voi volevo anche sapere, per quanto riguarda appunto oggi preparare anche per inediti, quindi anche parlare, una cosa fare cover, ma anche quello. Assolutamente. Ecco, a livello di inediti, come state lavorando? È un percorso che appunto è stato incominciato, adesso si andrà da vari arrangiatori della zona e non, perché comunque lei dovrà appunto incominciare fra qualche mese a presentare gradatamente i suoi inediti, fino ad avere un EP, anche perché questa è un'età, beata lei, che era. Io infatti quando ho detto i genitori che moriranno, ho detto, visto che sono miei coetanei, ho detto speriamo fra molti anni. Infatti vi ho augurato una cosa più... A parte le battute, no, il discorso è che lei ancora non è collocabile, perché nel mercato italiano, perché per fare Sanremo Giovani bisogna avere 16 anni compiuti. X Factor ed Amici, no, forse X Factor anche 16, Amici 17. Però non è un problema, anzi è meglio avere questi problemi fra virgolette, perché vuol dire che lei è molto giovane ed il tempo è dalla sua, perciò ci stiamo già muovendo per fabbricare degli inediti che possano, certo, diciamo, possano essere dei vestiti che lei veste per pennello su. Sì, esatto, assolutamente. Esatto. Benissimo. Allora, appunto, siamo arrivati fino alla chiusura di questa chiacchierata. Quali sono, diciamo così, gli obiettivi, gli appuntamenti, quello che ti aspetta nel 2024, quello che anche è nel tuo cuore, quindi quello che speri di vivere quest'anno? Questo anno che però poco, ma appunto ti ha già regalato le soddisfazioni e sicuramente sì, esatto, altre. Ma allora, io spero che di crescere sempre di più appunto con la mia voce, con le mie esperienze. Spero di fare tante conoscenze, di conoscere tante persone appunto che magari mi aiutino
pochettino. Certo, che in questo mondo siano anche, diciamo così, i giusti appoggi per continuare questa carriera. Sì, perché a parte perché le persone, più che altro, le conosce tutte più mia mamma, perché lei ha tante conoscenze, certo, tutte su Facebook più che altro. Poi è vero che tu sei anche giovane, sei molto giovane, quindi alla fine, abbiamo detto prima, è fondamentale che ci sia una famiglia che ti segua, che faccia anche un po' da filtro, vero Agostino? Assolutamente. In certe situazioni, che poi il tuo manager sicuramente ti sta dando una mano, questo è fondamentale. Perché se non hai queste persone qua accanto, secondo me non vai tanto lontano. Giusto, giusto, hai veramente ragione. Agostino, che cosa dobbiamo appunto aspettarci quest'anno da Aurora e soprattutto visto che sei tu che curerai e stai curando la sua, cioè, la sua carriera? Allora, Aurora, se vogliamo parlare dal primo gennaio ad adesso, ha già fatto delle cose importanti, è arrivata seconda qualche giorno fa a un festival a Bainasco molto importante, perché in giuria c'era il batterista di Finardi, di Eugenio Finardi, e poi c'era Simona Sorbara, che è una speaker importante perché che lavora su Radio Italia 1, che fa tutto il Piemonte in FM, sì, e anche su vari emittenti privati torinesi. Aurora è arrivata seconda in questo contest molto importante. Poi ha fatto già Spazzola per capelli, che è un contest televisivo che danno su Bon Channel 58. Okay. Perciò ha avuto una bellissima esperienza anche quella. Sì, a Salso Maggiore, sì, è stato l'hanno dato venerdì scorso, okay, il primo marzo. E poi lo posso già dire che mi è stato confermato, il 31 agosto aprirà i Nomadi a Castagnole Lanze al Festival Corto. Ah, vero! Lì sì che è una bella esperienza, eh? Sì, sì. Giusto per mettere pressione. Ovvio. No, fate gli scherzi, no, giusto. No, giusto dirlo perché voglio dire, a 14 anni avere un'opportunità del genere, ma lei se l'è meritata, infatti è stata scelta dal direttore artistico del contest, scusami, della manifestazione del Festival Contro, che si chiama Marco Vespa, che è un mio caro amico. Ci siamo visti a Sanremo, abbiamo pranzato assieme, io, Aurora, i genitori e Marco, e lui, visto che gli avevo mandato dei video, gli ha detto va bene, lei aprirà la sala. Bene, guarda. E questi sono solo quello. Poi vi terremo informati. Molto bene. Perché poi ovviamente poi appena passeranno gli anni, poi i percorsi cresceranno, quindi ci sono delle esperienze che mi porterò avanti. Ma prima dicevamo, scherzando, a telecamere spente, allora adesso hai travalicato gli Appennini, sei arrivati in Liguria, ma visto che sei già arrivato a Salso Maggiore, via dicendo, noi speriamo anche di vederti travalicare le Alpi, prendere gli aerei, sì, andare in giro per il mondo. E sì, mi piacerebbe un sacco anche andare all'estero. Ma questo è giusto, e questo qua è il percorso che sicuramente riuscirai a fare. Cioè, hai tanta volontà, capacità, perché le doti sono fatte da tanti, ma se hai anche l'umiltà di fare il tuo percorso, sicuramente arriverai a farlo. Ragazzi, io vi ringrazio. Allora, Agostino, grazie a te, Davide. Vi ho dedicato questo un po' del vostro tempo. E ci risentiamo, ci rivedremo sicuramente più avanti, perché abbiamo capito che di carne a fuoco ce n'è tanta, certo, e di situazioni molto positive ce ne saranno ancora. Grazie e alla prossima. Grazie. Buona serata a tutti. Buona serata.